Il 18 marzo festeggiò il 58esimo compleanno. Gli giunsero fiori e regali da ogni parte, ma il regalo più bello glielo fecero i suoi giovani. Quella sera si riunirono nel cortile dell'Episcopio e sotto la sua finestra intonarono Freedom, la sua canzone preferita, il cui titolo significa libertà. Ascoltate? Si sente? È una sorpresa autentica quella di stasera per me. Quando mi hanno detto sono arrivati dei giovani che vogliono venirti a fare gli auguri e vogliono cantare giù, stanno nell'atrio, io ho detto ma perché non li fate salire sopra nella mia stanza? Ho visto
Venendo qui con mia grande sorpresa che siete in tantissimi, avrei voluto stringere la mano di tutti, farvi di persona il mio augurio cordiale, perché ve lo voglio ricambiare. L'augurio che voi avete fatto a me questa sera, col vostro canto e con la vostra presenza, rimbalza su di voi. Ed è un augurio di felicità, come avete detto poco fa, un augurio di felicità. Vorrei mettermi ancora, chissà se il Signore mi darà la forza e la salute, di mettermi ancora non avanti a voi come capofila, e neppure dietro di voi, ma in mezzo a voi, in mezzo al popolo, in mezzo a voi, e cantare freedom, oh freedom, libertà, cantare questo anelito profondo che tutti quanti sentiamo nel cuore, cantarlo in mezzo agli altri giovani che sono un po' logori dalla stanchezza, cantarlo in mezzo alla gente che non ci crede più, in mezzo a tante persone scettiche, freedom, libertà, libertà non soltanto per noi da tutti i condizionamenti che ci stringono, ma libertà per tutti i popoli, libertà per tutti coloro che sono costretti dalla fame, dalla sofferenza, dalla solitudine, sono costretti a vivere una vita a livelli subumani. Oh, freedom, libertà, libertà, è un dono che dobbiamo implorare dal Signore perché tutti quanti i popoli della terra siano felici e noi dobbiamo essere protagonisti di questo rinnovamento culturale, di questo cambio di mentalità. Non dobbiamo stancarci, non dobbiamo demordere, anche se le difficoltà sono tantissime. Freedom, libertà, la libertà, è questo anelito che viene dalle profondità più nascoste del nostro spirito, questo anelito che si rintana negli alveoli più profondi dei nostri polmoni, della nostra vita, nei pori delle nostre mani, del nostro corpo. Nell'empito delle nostre vene, libertà, freedom, che sentiamo batterci nel cuore, come vorrei poterlo cantare insieme con voi, in mezzo alla gente, in mezzo al nostro popolo di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo, Terlizzi, in mezzo alla gente d'Italia che sente questo bisogno. Sapeste, ragazzi, quanti messaggi mi giungono in questi giorni di gente che ho trovato lungo i miei percorsi per l'Italia, andando di qua e di là. Vedete, non l'ho mai fatto pubblicamente, vorrei chiedere perdono a voi per un verso, perdono di aver sottratto qualche volta con le mie uscite e con le mie andate fuori all'estero oppure in altre città d'Italia. Vorrei chiedervi perdono di questa sottrazione di tempo che ho tolto all'impegno pastorale immediato, concreto, però vi dico che tutto questo sacrificio ritorna anche come, non solo come immagine, ma ritorna come ricchezza per la nostra diocesi e per la nostra città, perché appunto se io sono andato fuori a parlare di pace è perché qui ho visto. Mi sono sentito sollevare dal vostro entusiasmo. Se sono andate a parlare fuori di freedom, di libertà, è perché qui ho visto i bisogni dei poveri, le sofferenze di coloro che si trovano in difficoltà. Vi ringrazio tantissimo. Ho detto vi chiedo perdono per questa sottrazione di tempo, però credo che la spesa sia stata fatta bene. Non abbiamo investito inutilmente. Vi ringrazio ancora una volta, vi faccio tanti auguri per la vostra vita, per i vostri sogni, per il vostro futuro. Non abbiate mai ad aver paura di essere carichi di utopie, carichi di queste idealità purissime, soprattutto quelle che si rifanno ai grandi temi della pace, della giustizia, della solidarietà, che tutto sommato sono temi che si stringono in quella parola, freedom, oh freedom, oh libertà, vieni così a togliermi i ceppi di questi condizionamenti a cui la società di oggi mi sottopone,
libertà, freedom, vieni a darmi quell'ossigeno capace di raddoppiare le mie forze in modo tale che davvero il mondo possa cambiare anche con il mio impegno. Faccio tanti auguri di buona salute, di prosperità a voi studenti, di buon esito per i vostri studi, a voi genitori, adulti, gente impegnata in tante attività della vita sociale. Faccio tanti auguri non tanto di riuscita professionale, quanto di possibilità di rapporto con la gente, in modo che tutti coloro che vi incontrano siano felici, si vantino di essere vostri amici. Grazie per questa manifestazione di affetto. Ho detto vorrei scendere e abbracciarvi ad uno, comunque lo faccio con la voce, vi stringo così con tantissimo affetto e vi voglio bene.